È dedicata a quel sottile rapporto tra realtà e astrazione la collettiva allestita nelle sale di immagini spazio-arte di via Beltrami a Cremona. Il ravennate Angelo Barboni ha proposto le sue tele che affondano le radici nella dimensione onirica. Dai sogni, l'artista romagnolo come evidenziato il critico d'arte bresciano Gianluigi Guarneri, prende spunto per affrontare i grandi temi dell'esistenza umana. Nessuna questione sfugge all'indagine di Barboni, dall'origine della vita al senso dell'universo, dalle paure ancestrali dell'uomo al suo futuro nella storia. Faccio spazio soprattutto all'immaginazione, ha confermato il al pubblico cremonese l'artista romagnolo. Assieme alle opere di Barboni, la collettiva ospita le tele di altri quattro artisti italiani. La Lucana Naturro propone anzitutto dei quadri suggestivi su fondo nero dove spiccano i colori primari. È possibile apprezzare poi geometrie poliedriche dalle sapienti cromie ed un accattivante volto di donna su vetro. Daniela Ciaparrone attirata dall'analisi dell'essenza dell'uomo e della donna e dei rapporti che possono intercorrere fra loro. Le cinque tele in mostra sono un segno dello stile originale elaborato dall'artista Campana. Con Luigi Tosti si entra in un mondo fiabesco dove il mare, solo immaginato in uno sfondo completamente bianco, fa da motivo dominante la riflessione dell'artista. Abile fotografo, le sue immagini dalle dimensioni ridotte sembrano quasi scomparire nel panorama etereo dei suoi quadri. La romana Federica Scoppa dedica la sua indagine alla condizione femminile nella cultura contemporanea, con un'attenzione specifica ai troppi atti di violenza nei confronti della donna così le sue giovani donne fanno tutt'uno con le piante grasse che con i loro aculei tentano invano di privarle del valore più importante la libertà. La collettiva allestita nelle sale di immagini in Spazio Arte di Via Beltrami a Cremona resterà a disposizione del pubblico fino a sabato 22 febbraio.